Fa ingresso in aula il Presidente del Senato della Repubblica. Grazie agli allievi dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio De Amico, grazie mille, poi li rincontreremo. Benvenuti a tutti a questo quarto appuntamento con Senato e Cultura, ciclo di grande successo, fortemente voluto, nato dalla volontà del Presidente in collaborazione con RAI per avvicinare i cittadini alle istituzioni. Prima di dare il via a questo quarto appuntamento, nato per omaggiare il teatro italiano, ho l'onore di dare la parola al Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti. Grazie. Casellati. Grazie. Buongiorno a tutti. È un vero piacere vedere quest'Aula del Senato con presenze sempre più numerose e sempre più calorose. Ho visto una fila lunghissima sotto la pioggia per arrivare oggi ed è veramente una soddisfazione per il cuore. E questo però è anche il segno tangibile del fatto che questa serie di eventi Senato e Cultura ormai è diventato un riferimento e consolidato. Oggi c'è un appuntamento, l'appuntamento con il teatro è un omaggio, perché il teatro è una delle espressioni più antiche dell'umanità, forte di una tradizione bimillenaria e in continua e progressiva evoluzione. Continua il nostro viaggio fra le eccellenze e oggi impreziosita anche da una ricorrenza speciale
che segna una tappa importante per la scienza, per la cultura, per il progresso, perché il 2 di maggio noi celebriamo i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. E Leonardo è uno dei geni universalmente riconosciuti da tutta l'umanità e uno che ha spaziato dalla pittura alla scultura, dalla scienza all'invenzione, dalla musica alla letteratura. E il 2019 in tutto il mondo si celebra Leonardo da Vinci con mostre, con manifestazioni, con eventi, e questo l'appuntamento di oggi si inserisce a pieno titolo in questo evento, perché gli artisti che oggi si esibiranno qui ci faranno vedere quello che è stato il percorso del pensiero umano da Sofocle ad Euripide, da Pierpaolo Pasolini a Valeria Parrella, e grazie a Massimo Populizio, a Margherita Bui, ma a tutti i giovani artisti dell'Accademia di Arte Drammatica Silvio D'Amico, noi vivremo momenti magici tra prosa e poesia, tra musica e canto, tra tradizione e attualità. E noi ammireremo Margherita Bui, Massimo Populizio, che sono due dei più grandi attori contemporanei italiani, e anche vedremo questi giovani artisti dell'Accademia di Arte Drammatica Silvio D'Amico, che io sono certa ripercorreranno la loro esperienza artistica, e sono certa che potranno anche avere il loro stesso successo professionale. Ma ancora ci sarà una grande regia, riproduzioni di elevato livello, proprio forte di grandi maestri che hanno saputo tenere alta l'immagine e l'orgoglio italiano nei più grandi palcoscenici del mondo. E quindi grazie a tutti voi e buon teatro. Grazie Presidente. E adesso a Senato e Cultura, Massimo Populizio. Leggo una poesia di Pierpaolo Pasolini del 24 aprile del 1962. E poi pubblicata sulle poesie in forma di rosa del 64. Supplica a mia madre di Pierpaolo Pasolini. È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è stato sempre, prima d'ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che è orrendo conoscere. È dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Sei insostituibile. Per questo è dannata alla solitudine la vita che m'hai data. E io non voglio essere solo. Ho un'infinita fame d'amore, dell'amore di corpi senza anima, perché l'anima è in te, sei tu, ma tu sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù. Ho passato l'infanzia schiavo di questo senso alto, irrimediabile, di un impegno immenso. Era l'unico modo per sentire la vita, l'unica tinta
l'unica forma. Ora è finita. Sopravviviamo. Ed è la confusione di una vita rinata fuori dalla ragione. Ti supplico, non voler morire. Sono qui solo con te in un futuro aprile. Grazie. Massimo Popolizio. E ora Flavio Francucci e Lorenzo Parrotto, che interpretano L'incipit di Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini, regia di Massimo Popolizio. Faceva un caldo che non era scirocco e non era arsura, ma era soltanto caldo. Era come una mano de colore data sul venticello, sui muri gialletti della borgata, sui prati, sui caretti, sugli autobus coi grappoli agli sportelli. Una mano de colore che era tutta l'allegria e la miseria delle notti d'estate, del presente e del passato. L'aria era tirata e ronzante come la pelle d'un tamburo. Le pisciate, anche quelle appena fatte che rigavano il marciapiede, erano secche. I mucchi de monnezza se sfrigolavano abbrustoliti, senza più odore. A fare odore, erano solo le pietre e i bandoni ancora caldi dal sole. Magari con attorno distese de stracci bagnati. E poi rinsecchiti dal caldo. Coi barattoli. Le scatole dei medicinali rovesciate. I gocci. Le cacate. Tutto affondato in mezzo a quelle sterpaglie sotto il sole che cuoceva. E ormai settembre, se lo chiamavi, ta risponneva. E nei centri delle borgate? Nei bivi. Come al Tiburtino. Ah, la gente s'ammassava. Correva. Strillava che pareva d'essere nei bassi fondi de Shanghai. E passato Tiburtino? Ecco Tordeschiavi. Er Borghetto Prenestino. L'acqua bullicante. La Maranella. Er Mandrione. Porta Furba. Particciolo. Er Quatraro. Altre centinaia de centri come quello là al Tiburtino. Con mare de gente sotto al semaforo che a mano andava sparpagliandosi in estrada intorno. Rumorose. Come androni. Coi marciapiedi tutti rotti. E lungo ruderi colossali de mura con sotto file e file de tuguri. Il sole metteva a fuoco tutto. Polvere e bandoni. Monnezza e erba. Incannucciate e carcinate. Una specie di città indigena con odore così forte de zozza riscaldata che accorava. Era tutto un grande accerchiamento intorno a Roma. Tra Roma e le campagne intorno. Con centinaia di migliaia di vite umane che brulicavano nei loro lotti. Nei loro casette sfrattati. O i loro grattacieli. E tutta quella vita non era solo nelle borgate dalla periferia, ma pure dentro Roma. Nel centro verso Porta Cavalleggeri. Verso Piazza del Popolo elegante come un gran teatro. Al Pincio. A Villa Borghese, con ronzino dei violini e a sordina dei mignotte. O ai Froci. Che passano in frotta cantando con le palpebre abbassate e le bocche cascanti. E poi giù per i Lungoteveri, per dove passano scassati i rari tram sotto le garie dei pratani. Lungo selciati sconnessi. Coi lambrette che sa sbroccolano in curva con sopra un giovinotto due in cerca di rogna. Fino a Castel Sant'Angelo, con ai piedi, sul pelo del fiume, lo stabilimento del Ciriola, tutto illuminato. Flavio Francucci e Lorenzo Parrotto. E adesso a Senato e Cultura, Lucrezia Guidone, che interpreta l'incipit dell'Arminuta di Donatella Pietrantonio. Non l'ho chiamata mamma,
per anni. Nemmeno quella volta che pensavo di morire. Quando le sono stata restituita, la parola si è annidata nella mia gola come un rospo che non è più saltato fuori. Ancora oggi ignoro che luogo sia una madre. Mi manca, come può mancare la salute, un riparo, una certezza. È un vuoto persistente che conosco ma non supero. Un paesaggio desolato che di notte toglie il sonno e fabbrica incubi nel poco che lascia. Come avrei potuto chiamarla mamma se non la conoscevo? A 13 anni salivo le scale di casa sua con una valigia scomoda e una borsa piena di scarpe confuse. Sul pianerottolo un odore di fritto. Qualcuno dall'interno scuoteva la porta che non voleva aprirsi e armeggiava con la serratura. Dopo lo scatto metallico è comparsa una bambina con le trecce allentate. Era mia sorella, ma non l'avevo mai vista. Ha scostato l'anta per farmi entrare tenendomi addosso gli occhi pungenti. Ci somigliavamo allora, più che da adulte. La donna che mi aveva concepita, con un bambino in braccio, non si è alzata dalla sedia. Sei arrivata? Posala la roba. Qualcuno russava nella stanza in fondo. Dopo è entrato lo zio. Così dovevo imparare a chiamare l'uomo che mi aveva fatto da padre. Teneva con due dita la gruccia di un cappotto nuovo, della mia taglia. La padrona di casa ha deciso di offrirgli il caffè e ha passato il bambino alla figlia di tutti i giorni, che ha spostato il suo sguardo scuro dal fratello a me. Ma quella là che ti è? Uno zio alla lontana. Sono stata con lui e sua moglie fino a oggi. Allora, la mamma tua qual è? Ne ho due. Una è tua madre. Di colpo mi ha stretto la manica del vestito tra le dita. Questa tra poco non diendrà più. L'anno che viene lo puoi passare a me. Statta attenta che non me lo rovini. Il padre è uscito scalzo dalla camera da letto, a torso nudo. Mi ha vista mentre seguiva l'aroma del caffè. Sei arrivata. Ha detto come la moglie. Più tardi lo zio si è avvicinato a salutarmi. Ho avuto paura in gola. Mi raccomando, ha detto. Ho dimenticato il libro in macchina, scendo a prenderlo. Con il pretesto di prendere qualcosa nel cruscotto sono entrata nell'abitacolo. Ho chiuso la portiera e premuto la sicura. Torno con te. Non vi darò nessun fastidio, anzi, la mamma è malata, ha bisogno del mio aiuto. Io qui non ci resto. Non li conosco quelli là sopra. Non ricominciamo. I tuoi veri genitori ti aspettano, ti vorranno bene. Ma io voglio vivere a casa mia, con voi. Se ho sbagliato qualcosa, dimmelo, non lo farò più, non lasciarmi qui. Continuavo a resistere. Ha sferrato un pugno al volante ed è sceso per tirarmi fuori. Tremavo. Mi ha presa per un braccio. Nella sua morsa non riconoscevo più la mano del padre con cui avevo abitato fino a quella mattina. Sull'asfalto del piazzale sono rimasti i segni delle ruote e io.
Dalle finestre del secondo piano guardava qualcuno della mia famiglia per forza. In quel pomeriggio di agosto del 1975. Lucrezia Guidone. Abbiamo il grande piacere di avere qui a Senato e Cultura Giorgio Barberio Corsetti. La vedo emozionato. Certo. L'ho vista molto emozionato per Lucrezia, adesso sì, la terrò molto. Poco, promesso. Lei vede che qui ci sono più di 100 ragazzi, 100 giovani attori che sono presenti, hanno richiesto di essere presenti qua a Senato e Cultura. Che messaggio vuole dare a questi ragazzi? Ma intanto è molto bello vedere che il luogo della democrazia assomiglia a un teatro e quindi c'è subito un'analogia tra quello che presenteremo dopo, cioè tra il teatro greco e questo luogo. Il teatro è soprattutto il luogo della poesia, del silenzio, dell'ascolto, dell'altro. Il nostro è un mestiere da artigiani. Siamo come quelli che lavorano il legno o il marmo, solo che la materia di cui ci serviamo, che affrontiamo, è invisibile. Noi lavoriamo sull'invisibile, su ciò che non si può vedere, e diciamo parole che sono indicibili, cioè lavoriamo su ciò che non si può dire. Tutto il nostro lavoro è lo spazio bianco tra una riga e l'altra del testo, è il silenzio, è far apparire fantasmi, il fantasma del padre che finalmente nell'Amleto per la prima volta vediamo. C'è un verso di Hölderlin, un poeta molto amato e peraltro morto folle, che dice: perché i poeti nel tempo della miseria? E è una domanda che fa un suo amico e l'amico risponde: ma tu dici che sono come i sacerdoti di Dioniso, che di porta in porta vanno nella sacra notte. Ecco, noi siamo un po' così, in questa notte dell'umanità andiamo a bussare le porte e questo bussare, questo rumore che facciamo è la poesia, sperando di svegliare le anime. Vorrei citare un altro pazzo molto amato da noi teatranti che è Wojciech. E Wojciech dice: ogni uomo è un abisso, che vertigine guardarci dentro. Ecco, noi facciamo dei corsi di free climbing, di salita a mano nuda in questi abissi, e come chi arrampica sa che bisogna guardare molto bene, essere estremamente presenti, molto presenti, perché sennò si casca, e soprattutto guardare attentamente ogni appiglio, ogni passaggio. Questi appigli, questi passaggi sono le parole dei poeti. Grazie. E vorrei porre un'altra domanda. Lei ha scelto di portare qua a Senato e Cultura, è una curiosità, ha scelto di portare qua a Senato e Cultura, e lì vedremo il prologo di Tiranno Edipo da Sofocle, e quindi volevo chiederle: quanto è attuale secondo lei Sofocle? Ma la tragedia greca ci assomiglia molto, ci appartiene, ci assomiglia, e questo luogo lo racconta, lo dimostra. Ad Atene i teatri erano altrettanto importanti che i luoghi della democrazia, insomma erano equivalenti quasi. La storia di Edipo è singolare. E ha a che fare con l'umanità da quando hanno deciso di vivere insieme dentro delle città, no? Invece di stare spersi
in piccoli villaggi, ognuno per conto suo. La città comporta una complessità di vita, una complessità di relazioni e soprattutto delle responsabilità molto grandi da parte di chi le governa. E nel prologo il popolo va da Edipo a chiedere aiuto perché è in sofferenza, perché ha dei seri problemi che ascolterete. Edipo promette di risolverli e inizia un'indagine per capire chi è il responsabile di queste sofferenze. E alla fine si scopre che senza averne colpa è lui il responsabile. Voglio dire, in un tempo in cui c'è un'umanità che ci chiede conto, soprattutto alla nostra civiltà, di una situazione che è molto critica, lo sappiamo tutti. Ecco, interrogarsi non solo sulle colpe ma anche sulle responsabilità che peraltro vengono appunto dalla storia della nostra civiltà, credo che sia un atto dovuto. Grazie. Grazie mille. Giorgio Barberio Corsetti, grazie. E allora è arrivato il momento del prologo di Tiranno Edipo, tratto da Edipo Re di Sofocle, regia e drammaturgia di Giorgio Barberio Corsetti, musiche originali e direzione cori cantati di Massimo Sigillò Massara. Figli, nuova discendenza di Cadmo, perché siete venuti qui con i rami ornati di bende? La città è piena di invocazioni, di incensi e di lamenti. Sono venuto qui io stesso, l'illustre Edipo, che tutti conoscono, per essere informato da voi direttamente. Sembri il più adatto a parlare a vostro nome. Cosa volete? Di cosa avete paura? Io vorrei potervi aiutare, provo pena e compassione per voi. Guarda, Edipo, signore di questa terra, siamo qui, davanti a te, uomini di ogni età, alcuni che ancora non hanno la forza per volare a lungo, altri gravi per la vecchiaia, altri scelti tra i giovani. Il resto della gente, con i rami coronati di bende, sta nelle piazze. La città, come vedi, è in completa balia delle onde e non sa più risollevare il capo dai gorghi di una tempesta di sangue. Muore nei germi fruttuosi della terra, muore nelle greggi di animali al pascolo e nei parti sterili delle donne. E intanto il Dio, portatore di fuoco, l'odiosa pestilenza precipitando flagella la nostra città. Così si svuota la casa di Cadmo e il nero Ade si riempie di gemiti, di lamenti. Tu sei il primo tra gli uomini nelle vicende della vita, negli eventi voluti dagli dèi. Sei tu che arrivando qui a Tebe ci hai liberato dal tributo pagato alla Sfinge, crudele cantatrice di enigmi. Senza saperne nulla e senza il nostro aiuto, hai risollevato la nostra vita, si crede, con l'aiuto di un Dio. Ora, Edipo, ti preghiamo. Trova una difesa attraverso il responso di un Dio o il consiglio di un uomo.
Le decisioni di chi ha più esperienza sono quelle che più spesso ottengono successo. Tu che sei il migliore tra gli uomini, risolleva la città. Un tempo ci hai salvato con il tuo coraggio. Fa che non ci resti il ricordo di essere caduti di nuovo, dopo esserci rialzati. Ridai sicurezza alla nostra città. Figli miei, io so che soffrite e non c'è tra voi nessuno che soffra quanto me. Io piango per la città e per te e per me insieme. Farò qualsiasi cosa che il Dio comanda. Divina Atena e Artemide, tua sorella, che protegge la terra con le fiaccole infuocate, e Febo, che scaglia le frecce lontano, tutti e tre, venite qui, ora, a liberarci! I frutti di una terra gloriosa non crescono più, e le donne non resistono alle doglie che strappano grida nei parchi, come un uccello dalle grandi ali. Si slancia su di noi il male con più potenza di un fuoco indomabile sulla riva del Dio d'Occidente. Dio di Delorlando, ti invoco, dammi aiuto. Teso dall'angoscia tremante di paura, parola immortale, figlia di speranza, dimmi cosa fare. Dimmi cosa fare, Andy. Straordinari. Gli attori dell'Accademia d'Arte Drammatica, Silvio D'Amico. Incredibili. E adesso, accompagnata da Carlotta Gamba e Ilaria Martinelli, con un brano tratto dallo Spazio Bianco di Valeria Parrella, a Senato e Cultura, Margherita Bui. Il fatto è che mia figlia Irene stava morendo, o stava nascendo, non ho capito bene. Per 40 giorni è stato come nominare la stessa condizione. Chiedere qualcosa ai medici? Era inutile, mi rispondevano, signora, non lo può sapere nessuno. Non mi ero convinta che somministrare una musica in una pessima qualità di registrazione, oltre la plastica dell'incubatrice e il concerto dei monitor, servisse a qualcosa. Era proprio il contrario. Poiché nulla serviva e nulla mi era dato di fare, allora avrei potuto fare tutto. Stavamo in una stanzetta laterale dell'edificio, in una condizione di semisilenzio. Montammo prima il concerto a Colonia di Kate Jarrett, poi Because the Night di Patti Smith. Poi dovevo venire io e non ero imbarazzata dalla presenza della psicologa né dai gruppi di supporto che mi precedevano in scaletta e che mi ero scelta. Fuori, dalla finestra, si apriva un pomeriggio glorioso che bagnava le pendici del Vesuvio senza toccarci. Un pomeriggio troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgevo di non avere più risorse senza di Irene e allora, potendo, avrei preso un treno per raggiungerla. Però il treno dei desideri, nei miei pensieri, camminava all'incontrario.
Quando rialzai gli occhi dal microfono mi accorsi che quelli della psicologa erano umidi. In genere gli psicologi sorridono e quel sorriso è funzionale, significa che la tragedia enorme che gli stai srotolando davanti in fondo non è così enorme come sembra. Quando uno psicologo piange forse vuol dire che sta partecipando, ma sicuramente non è rassicurante. Lo so che sono stonata, ma non pensavo fino a questo punto. Ma no, è stato bello, ecco. No, ma io non mi preoccupo per te, io mi preoccupo per Irene, mica le farà male. Stai tranquilla, i bambini della terapia intensiva non ricordano nulla. L'unica cosa che gli resta è un dolore sordo al tallone, da dove gli fanno i prelievi, un'ipersensibilità. Fuori la porta c'era Mina, che aveva origliato e mi aspettava, ridendo. Mi sa che oggi offri tu. Scema, mo tocca a te, voglio vedere che sai fare. Io cantavo nel coro della chiesa. Ah, e fagli una bella Ave Maria, va. Ma tu che hai cantato? Ma che non hai sentito? Sì, ho sentito, ma come l'hai cantata tu poteva essere qualunque cosa. Era azzurro. Celentano. Veramente Paolo Conte. E chi è? Venni a sapere che Irene respirava sola da un messaggio sul telefono mentre stavo per prendere la metropolitana, mezz'ora prima di vederla con i miei occhi. Il tempo che seguì dal binario all'ospedale fu il tempo di quando ci si distrae da se stessi. Il messaggio era di Mina e diceva: «Tua figlia è stata stubata». Entrai in terapia intensiva facendo le cose con calma. Mi presi tempo per l'armadietto, per il lavaggio antisettico, scelsi il camice pulito guardando oltre le vetrate, tanto lo sapevo che l'incubatrice di Irene era lontana e non aver visto ancora nulla. Poi la dottoressa firmò un ultimo foglio e mi accolse con un bel sorriso compiaciuto e professionale, mentre Mina e Rosa le facevano ala. Sì, lo so, dissi io, per raffreddarle e zittirle. Perché non potevano precedere quello che avrei sentito, né dovevano confondere il loro sentire con il mio, e né dovevano convincersi e convincermi che stava succedendo qualcosa di straordinario. È normale che gli esseri umani respirino e lo facciano da soli. E noi, dopo quasi 2 mesi, avevamo raggiunto l'ordinario. Irene era una bambina che dormiva. Da qualche parte la mielina, che piano piano aveva avvolto i suoi neuroni, le stava facendo sognare qualcosa. La forma appannata di qualcosa, che pure aveva potuto vedere oltre la nebbia dell'incubatrice. Come tutti. Le palpebre chiuse le tremavano e le labbra abbozzavano un sorriso. Era ancora più piccola di qualunque bambino nato a termine. Ma un pollice tentava con un gesto incerto, eppure automatico, di raggiungere la bocca, finalmente libera. La sua pelle era rosa e bianca e le braccia si erano tornite, formando un leggero solco al polso. Però io capii che Irene respirava e avrebbe vissuto perché aprì un oblò verso di lei e lei piangeva. Non mi ero accorta che per tutto quel tempo non avevo sentito la sua voce. Le cose che mancavano non mi avevano mai stupito e non le cercavo. Ora le sue corde vocali vibravano. Anche tenere Irene in braccio per la prima volta non è stato difficile. Doveva esserci un'istruzione genetica da qualche parte. Mi hanno detto: si sieda, poi mi hanno passato i fili degli elettrodi, l'hanno avvolta in un lenzuolo e me l'hanno messa tra le mani. Senza pensarlo, senza pensare, io mi sentivo che non avrei avuto più né fame né sete, che non avrei avuto più bisogno di fare all'amore e che sarei potuta restare in quell'istante per 15 anni, senza temere di avere perso tempo un solo giorno. E poi mi è venuto sonno. Margherita Bui, Carlotta Gamba e Ilaria Martinelli. Prolunghiamo questo applauso per dare il benvenuto a Emma Dante, qui a Senato e Cultura. Lei è autrice, attrice, regista di grande successo. Che consiglio si sente di dare
ai giovani attori, registi, ai giovani autori che sono qui oggi. Intanto buongiorno a tutti, sono felice di essere qui, ovviamente anche io molto emozionata come Giorgio di questo luogo pieno, pregno insomma di cose, di storia, di cose che rimangono, di parole che rimangono anche nell'aria, si sente tutto il ragionamento di questo luogo. E il consiglio che mi sento di dare ai giovani, che è un consiglio che mi sento di dare anche a me stessa tutti i giorni quando mi sveglio la mattina, è di avere coraggio, di usare il coraggio come spinta per tutto, perché questo mestiere è un mestiere difficile, ma è anche difficile entrare in scena e interpretare un ruolo che non è il proprio, vestire un costume che non è appunto quello di tutti i giorni, dire delle cose che sono state scritte da altri, vivere e soffrire una storia che non è la propria. Quindi insomma anche solo semplicemente entrare in scena è un atto coraggioso, e quindi i giovani, e questa cosa secondo me devono riportarla nella vita, cioè cercare di non avere paura, di essere coraggiosi, di osare e di non scoraggiarsi appunto mai di fronte alle difficoltà che incontreranno sempre, comunque, anche quando avranno 50 anni, quando avranno 60 e dovranno continuare a essere giovani per affrontarle. E quindi, però nello stesso tempo, secondo me noi adulti, noi grandi, dobbiamo dargli fiducia perché loro possano avere coraggio. Quindi insomma è una cosa che non possono fare da soli. Noi registi abbiamo sempre io personalmente ho un grande amore e una grande passione a lavorare con i giovani, perché sento ancora forte il loro tremore, sento forte la loro incertezza magari a usare e poi a entrare magari nel momento sbagliato. Poco fa è successa una cosa molto tenera quando sono entrati i ragazzi dello spettacolo di Giorgio, che appunto a un certo punto io l'ho sentito bisbigliare: perché non entra Edipo? E questa cosa l'ho riconosciuta tantissimo, perché è una cosa che noi registi, quando facciamo le prove, quando vediamo, vogliamo vedere vivere le storie drammatiche eccetera, abbiamo sempre paura che quegli attori entrino o troppo presto o troppo tardi. E se non c'è Edipo è finito, cioè non può esserci niente, non succede niente. Poi Edipo è entrato. Per fortuna, però tutti lo abbiamo atteso con grande... Tra pochissimo si esibiranno qua 15 allieve, 15 allieve che si esibiranno per lo studio dalle Baccanti. Qual è l'ondata di pensiero che la porta a rivisitare i grandi classici? Ma i grandi classici contengono tutte le risposte che noi continuamente ci facciamo, quindi interrogarli significa cercare la risposta. Poi è chiaro che probabilmente non la troveremo, e finché tutti, anche quelli dopo di noi, continueranno a cercare, a farsi domande, i classici continueranno ad avere un senso. Quindi rivisitare un classico, rimetterlo in scena, reinterpretarlo, significa cercare di andare avanti, insomma cercare anche una nuova drammaturgia, quindi lavorare sulla possibilità di una parola nuova. Il classico serve a cercare il futuro, secondo me. Grazie mille, grazie a Emma Dante. E adesso a Senato e Cultura gli attori dell'Accademia Silvio D'Amico interpretano Mil terzo stasimo di La saggezza è il dono degli dèi più bello, da Studio dalle Baccanti di Euripide, regia Emma Dante. Così nelle danze notturne poserò il mio piede bianco nelle
nel prato, quando è fuggita la caccia, via dall'insidia, in un soffio, di veloce tempesta, balza per la pianura, nello spazio deserto. Che cos'è la saggezza? E quale dono degli dèi più bello? Premere con mano forte la testa dei nemici. La potenza degli dèi si muove nella mano sicura, corregge lo spirito pazzo di chi non ama le cose divine. Questi dèi nascondono il piede del tempo e vanno a caccia del legno. Nessuno deve sapere che cos'è la saggezza e quale dono degli dèi più bello che premere con mano forte la testa dei nemici. Fortunato chi fugge dal mare in tempesta, fortunato chi fugge in un modo o nell'altro, beato chi trova la sua fortuna, beato chi trova la sua fortuna. Che cos'è la saggezza e quale dono degli dèi più bello che premere con mano forte la testa dei nemici. Dell'Accademia Silvio D'Amico, complimenti. Chiederei a tutti gli artisti che si sono esibiti e ai registi di raggiungere il centro. Prima solamente i giovani artisti dell'Accademia d'Arte Drammatico Silvio D'Amico. Presidente, può raggiungere il centro per una foto con i ragazzi. Chiedo anche agli altri protagonisti di Senato e Cultura di raggiungere il centro per una foto con il Presidente. Prego.